Un carissimo saluto a tutti gli amici di Libero.tv. Mi presento, io sono Ezio Forsano, un autore abruzzese, nonché sceneggiatore e responsabile del ideatore del progetto Il Muro del Silenzio, un prodotto che fa parte di una campagna di sensibilizzazione per le scuole e gli istituti superiori italiani. Questo progetto che è stato inviato proprio in prima persona alla senatrice Cinzia Leone, vicepresidente della Commissione parlamentare d'inchiesta contro il femminicidio, ha avuto immediatamente la sua approvazione, in quanto ha da subito individuato all'interno del progetto stesso alcune finalità e alcune risposte che si cercano proprio quando si sfiorano questi temi. Il film è già in ampia fase di realizzazione. Proprio questa mattina abbiamo registrato una bellissima scena dentro il Tribunale di Sulmona, era la scena della condanna dell'aggressore, e se tutto va bene, ecco, a parte l'intoppo, giustamente, visto il periodo del Covid, dovremmo uscire in prima nazionale il 25 novembre al Teatro Caniglia di Sulmona, in una serata che sarà veramente evocativa e piena di emozioni. Il progetto vede la presenza di attori non professionisti, ma mi sono accorto durante le riprese, durante la collaborazione con questi ragazzi, che alcuni di loro, come la protagonista, hanno dei talenti innati proprio dentro, compresa la protagonista Francesca Maiella, che di cui sono stato veramente felice e onorato di selezionare e di aver visto in lei le capacità perfette per recitare Perla, la protagonista del film. Il film ha una sua delicatezza molto particolare, una sua profondità e una sua drammaticità. Io credo che, e di questo sono convinto, che quando il film uscirà e comincerà a girare in Italia, provocherà sicuramente dei motivi di discussione con chi lo vedrà, e forse anche io stesso, che ho creato il prodotto, non mi rendo conto di tutte le potenzialità che si stanno nascondendo dietro questo progetto, che davvero sta affascinando tantissime associazioni in Italia, tant'è che ne sono state contattate quasi 250. Ho il fortissimo interessamento da parte della Regione Calabria, che ringrazio tantissimo per la vicinanza. Il carissimo amico Antonio Abruzzese, con il quale ho davvero un bellissimo rapporto ed è stato uno dei primi a cui ho fatto conoscere il progetto, e davvero lo ringrazio perché è un uomo di una sensibilità unica e un grandissimo professionista. Poi le Marche, la Sicilia, l'Emilia Romagna, per cui ripeto, è un film che credo che dovrà dire molto sul tema della violenza, e di questo ne sono veramente felice. Ringraziando ancora il carissimo amico Antonio Abruzzese, colgo l'occasione per stringermi intorno alle genti della Calabria, al nobile popolo calabro, come ho scritto già qualche giorno fa su un post appena ho saputo la notizia, per la perdita della presidente Iole Santelli, con la quale stavo veramente instaurando un rapporto particolare, in quanto l'avrei invitata a Sulmona la prima, insieme alla dottoressa Davoli, che da subito si sono mostrati molto vicini al progetto del Muro del Silenzio e lo hanno attenzionato, per cui ci tengo, in chiusura di questa intervista, di mandare un saluto, un abbraccio alla famiglia e a tutto il popolo della Calabria.